signori nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini. Siete collegati con Udine, pronti per la tappa numero 31 di questa stagione. Il Blue Energy Stadium presenta il tutto esaurito. Aspettiamo chi dia il via. Inizia in questo momento il match, tappa 31. Bello l'anticipo su Pereira, recuperiamo alti, attenzione, Turam allarga, pallone buono, cerca il pallone dentro e c'è una grande parata di Okoye sul tiro di Çalhanoğlu che accarezza il pallone verso l'angolo più lontano, ma Okoye è veramente un gattone in questo caso e mette il pallone in calcio d'angolo, palla che è poteva anche entrare, ma il suo gesto tecnico è sicuramente un ottimo intervento. Carlos Mkhitaryan, anche con un numero, se ne manda a spasso due, ha una superstrada e adesso prova ad andare, attenzione, palla filtrante per Lautaro che aggancia, deve inventarsi qualcosa, palla fuori, attenzione, arriva il tiro, miracolo di Okoye, palla ancora viva, Di Marco, dai ragazzi, pallone largo, ancora Lautaro, sovrapposizione di Dimash, cerca di andare, il tocco fuori, il cross, deviazione, anticipato Dumfries, il calcio d'angolo, ma che parata che ha fatto. Riveniamo il numero, lo fa Mkhitaryan, anche con una finta ne manda a sedere due, ma poi questa palla dentro con il tocco di Lautaro all'indietro, dove arriva come una furia Çalhanoğlu e qua fa veramente un miracolo Mkhitaryan. Bello questo fraseggio, poi intercettata da Camara la palla di Çalhanoğlu per Dumfries, al limite il tocco di Pereira che allarga per Samardžić, controllo sporco, va a chiuderlo Carlos, attenzione, palla filtrante e c'è il gol incredibile di Samardžić. La prendi tu, la prendo io, la mancano tutti e la palla va dentro al minuto 38, non possiamo neanche dire al primo tiro in porta perché era un cross questo di Lazar Samardžić, andiamo a rivederlo, stanno tutti fermi, pallone forse deviato, non lo so, vediamo, cerchiamo di rivedere, qua c'è l'errore di Çalhanoğlu con Camara che ruba palla, mette in movimento Pereira che allarga per Samardžić, il movimento di Ezebue, lui va al cross, c'è una deviazione di Carlos Augusto, c'è la deviazione di Carlos Augusto che allarga la traiettoria, eccola qua, si vede meglio dall'altro angolo, Sommer rimane un po' fermo come per dire ci vai tu, ci vado io, e la palla va clamorosamente in gol con il gol di Samardžić. Barella, Pavard, palla nello spazio per Mkhitaryan, manda a spasso Wallace, dai ragazzi andiamo a metterla, Dimash, il cross, Lautaro, ancora Okoye che fa un miracolo, ancora Okoye che va a mettere il pallone in calcio d'angolo. Inter è ancora una volta vicina al gol e ancora una volta il suo portiere sta facendo e ha fatto fino a questo momento la differenza. Palla dentro, il colpo di testa, una mischia, il tiro è gol! È gol, è gol, è gol, è gol, è gol! Vediamo se lo convalidano perché la posizione di Carlos non è regolare, no, viene annullato. Chiama schema. Palla dentro, il colpo di testa di un difensore, poi Barella, il pallone all'indietro per Di Marco che cerca Turam e qua c'è il calcio di rigore per il fallo di Okoye su Turam che gli frana addosso colpendo non il pallone ma anzitutto Tikus che rimane dolorante a terra. Calcio di rigore, rivediamolo, no, non lo prende il pallone, prende solo Turam. Parte Çalha, il tiro è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, sono 10,
e ci va in doppia cifra anche il Sultano. Inter che trova il pareggio al minuto 9 con un calcio di rigore trasformato come sempre da Cancelanoglu, che non sbaglia mai, mette un pallone forte angolato, c'era arrivato anche in questo caso Okoye, ma la palla è troppo veloce e precisa. Darmian, Barella, bello questo pallone dentro per il cross interno area, ci arriva in tuffo Core de Roma, ma il suo colpo di testa è impreciso. Rivediamola questa buona azione, non riesce, sale ma rimane un po' impiantato lì, come si dice. La ricorsa di Darmian, vediamolo, dai ragazzi, ultimo minuto, palla dentro, colpo di testa ad allontanare, Zemura colpisce male questo pallone che rimane dentro l'area in maniera pericolosa, il recupero, c'è il tiro e la palla che sorvola la traversa, la conclusione tentata da Frattesi col pallone alto. Rivediamolo il tentativo di Frattesi, Sanchez appoggia per Pavard che avanza, Inter che ci prova fino all'ultimo, Darmian, forza ragazzi, bassa ancora per il Nino, esce su di lui Wallace, gioca su Barella in maniera orizzontale con Barella che le mette nel mucchio per Arnautovic, il colpo di tacco, la palla è buona, Lautaro, il palo, il tiro, è gol, 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 Core de Roma, se non sbaglio i Frattesi, Inter in vantaggio con il gol di Frattesi, ma il grande merito è Lautaro che manda un pallone imprendibile per Okoye, la palla picchia sul palo, arriva come un'anguilla inferocito Frattesi, zac, e la mette in buca. Rivediamo il pel filtrante, il tocco di Arnautovic, il tiro, la respinta, Frattesi porta vuota, è il gol dell'1-2, è il gol dell'1-2, è il gol dell'1-2. Grande tiro di Lautaro, il palo gli nega la gioia del gol e poi Frattesi sbuca tutto solo e mette in buca con la porta spalancata per il gol dell'1-2. E l'arbitro dice che è finita e l'Inter vince in casa dell'Udinese per 2-1, è festa grande, tutti in campo. Roma! Inter in vantaggio con il gol di Frattesi e l'arbitro dice che è finita e l'Inter vince in casa dell'Udinese per 2-1, è festa grande, tutti in campo.